Bentrovati da Luigi Pistone per il Web Network Radio Nof. Siamo in collegamento con Don Francesco Corbo della parrocchia di Sant'Anna e San Gioacchino di Potenza per il consueto appuntamento settimanale. Alcuni minuti di riflessione. Prego, Don Francesco, a lei la parola. Oggi vogliamo fare una breve riflessione sulla religione dei soldi. Su quali fondamenta appoggia l'economia globale, e seguiamo la signora Vandana Shiva, che è un'attivista e ambientalista indiana. Essa dice che il mondo nuovo dell'1%, il mondo dei miliardari e dei filantropo capitalisti, che formano l'elite più esclusiva sul pianeta, in realtà è il vecchio mondo brutale e violento della colonizzazione. La colonizzazione crea coloni dichiarando ciò che apparirà agli altri come vuoto, come niente. Res nullius, si diceva, è cosa di nessuno. Quando i nostri antenati colonizzatori andavano in Africa e in America Latina, prendevano possesso di quei terreni perché nell'Occidente non risultavano proprietari, anche se lì c'erano popolazioni di antica cultura, di antica civiltà che abitavano. È cosa di nessuno, e quindi si ritenevano autorizzati ad accaparrarselo, a prenderselo. E quei beni comuni che appartengono alle comunità e a cui le comunità appartengono vengono trasformati in proprietà privata dei colonizzatori. Questo fa la colonizzazione ieri e anche oggi. Espropria le comunità dei loro diritti di accesso, esplota dai loro territori, salvo poi raccogliere le rendite di ciò che è stato sottratto e chiuso, grazie al processo di colonizzazione. Se noi andiamo in Africa, nella zona dei Grandi Laghi, dove esiste il coltan, ed esiste solo lì, un minerale ad alta capacità di trasmissione di energia, beh, le guerre, la guerra dei Grandi Laghi con 2 milioni di morti, eccetera, sono state create appunto dai colonizzatori per impadronirsi di quel terreno e di quelle miniere. No, poi ci sono anche ragazzi che ci lavorano, sfruttati, minorenni, eccetera. E la ricchezza del mondo occidentale, guidata da questi grossi colonizzatori, di fatto poi è frutto della espropriazione di questa ricchezza dei popoli che sono stati defraudati delle loro ricchezze. Ma questo è un discorso che non si ferma soltanto a questo aspetto, ma va anche avanti, perché i colonizzatori scrivono leggi, regole che servono per legittimare i saccheggi delle terre, delle risorse, delle ricchezze perpetrate contro i territori e i popoli colonizzati. E oggi abbiamo un altro tipo di colonizzazione, sempre nella terra di nessuno, e sono oggi la biotecnologia, l'industria chimica o anche la storia dei semi, dei brevetti sui semi, e quindi ci si cimenta molto anche sulla biopirateria, con l'uso dei brevetti, dei diritti di proprietà intellettuale. Per esempio Google, Facebook, Microsoft hanno costruito la nazione della mente di nessuno. Nel passato era la terra di nessuno, ce ne impadroniamo, adesso è la mente di nessuno, o mente vuota, e si prende possesso e controllo delle nostre menti e delle nostre vite. Bill Gates ha privatizzato il bene comune del software, facendosi ricco grazie ai monopoli brevettati del campo dell'informatica e alla rendita finanziaria raccolta da ciò che avrebbe dovuto essere uno spazio aperto. E potremo continuare altro, perché egli è riuscito ad evitare il pagamento delle tasse in virtù di regole e trucchi del libero commercio che gli hanno permesso di depositare il denaro accumulato nei paradisi fiscali. Così anche il padrone di Facebook, che intercetta le nostre menti, estrae i dati dei nostri comportamenti di manipola per indirizzare le nostre scelte e guidare le nostre relazioni. O anche Bill Gates, che fa un filantropo, in fondo
con il suo intervento sottraggono il potere al controllo della politica, sostituiscono le decisioni democratiche di governi eletti e riescono a imporre politiche e leggi che lo modificano la loro macchina dei soldi. E così la democrazia cambia i connotati. La democrazia del popolo, dal popolo e per il popolo, diventa democrazia delle imprese, dalle imprese e per le imprese. E questo sviluppo e questo arricchimento della filantropia serve soltanto a, fingendo di dare, a continuare a colonizzare la vita delle persone. Ed è la problematica che stiamo vivendo in questi giorni. E quindi ecco che, continuando questo discorso, oggi quali sono le novità? Quali sono le nuove colonie che sono state create? Le forme della vita, gli organismi viventi, la nostra biodiversità, il cibo, la salute, i nostri corpi e le nostre menti, la nostra conoscenza, le nostre storie, le nostre relazioni e amicizie, le nostre comunicazioni e le nostre scelte. Tutto questo è assoggettato ai nuovi strumenti che sono i nuovi diritti di proprietà, le nuove schiavitù, i nuovi imperi e dittature. La novità è anche la creazione di una nuova religione fondata sull'innalzamento di alcuni strumenti, la tecnologia e il denaro. Questi dovrebbero servire in teoria come mezzi per conseguire obiettivi al servizio dell'umanità e della terra. Invece vengono elevati a fini in se stessi, a fondamenti di questa nuova religione fatta d'arte per legittimare questa nuova colonizzazione che minaccia il pianeta e il nostro futuro. La tecnologia è stata mistificata e fatta assurgere a nuova religione per sottomettere e controllare. La tecnologia e l'innovazione sono diventate le nuove parole d'ordine per la missione civilizzatrice che distorce completamente il significato originario di innovare, cioè di rendere nuovo, di introdurre norme, metodi o sistemi nuovi a servizio della gente, non a servizio del capitale. Oggi come allora dunque l'obiettivo che hanno queste persone è quello di sterminare la diversità della vita, delle culture, delle conoscenze, delle economie, delle sovranità, delle democrazie, delle libertà. La pirateria e le appropriazioni dei beni comuni sono il vecchio metodo, nulla di nuovo sotto il sole. E allora ecco che la giusta azione, il giusto stile di vita oggi è rimpiazzato dall'arma della macchina del denaro, dello sviluppo delle tecnologie per i profitti e il controllo come finalità umana, senza tenere in vivo conto le conseguenze che tutto questo produce sulla natura e sulla società. Perché pensare alla distruzione della foresta amazzonica o alla distruzione di tante altre realtà come in Guatemala, dove gli alberi di alta qualità della foresta guatemalteca praticamente sono stati fatti fuori da questi colonizzatori. Dal 100% di bosco si è arrivato al 7%, e distruggendo la foresta si distrugge un ecosistema, si distrugge tutta la vita di quelli che vivevano in sintonia con questa realtà. E gli altri esempi ne potremmo fare tanti altri. Insomma, riducendo al profitto il significato e il valore dell'umano, l'accumulazione del denaro da parte dell'1% viene definita a misura della superiorità umana, una superiorità che non richiede valutazione di sorta, ma che ha come risultato l'arricchimento dell'1% a scapito della massa dell'umanità. Mai prima di oggi l'umanità ha dovuto fare i conti con una ricchezza tanto sproporzionata, assipata in così poche mani. Mai prima è accaduto che così poche persone avessero il controllo sulla vita dell'intera umanità. Mai come oggi i nostri corpi e le nostre menti sono state trasformate in colonie da cui estrarre rendita e accumulare ricchezza.
mai prima la sopravvivenza delle nostre specie è stata così vicina. Mai prima le minacce alle nostre libertà e al nostro futuro si sono manifestate a noi su scala planetaria. Mai abbiamo avuto bisogno, come oggi, di resistere insieme su scala globale in solidarietà. Sempre di più oggi, comunque, dobbiamo capire di aprire i nostri orizzonti alla geopolitica, alla dimensione internazionale delle relazioni umane e creare relazioni, rapporti, solidarietà, se vogliamo insieme lavorare per la nostra salvezza. Grazie Don Francesco, da Radio Nof è tutto, a risentirci alla prossima settimana.